che può avere le proprie origini proprio nello Stato di diritto anche in epoca perfino più antica, anche molto prima dell'Ottocento, se noi pensiamo alle rivendicazioni che vengono fatte proprio nei grandi conflitti costituzionali inglesi del Seicento. Basterebbe forse ricordare un autore per tutti, che è Sir Edward Coke, che dice che in realtà sovrano non è il re, sovrano non è il Parlamento, ma sovrana è la common law. E quindi voglio dire, questa è l'idea più precisa forse di uno Stato di diritto. Bene, do subito la parola a Massimo Brutti. Sono molto grato a Paolo Alvazzi per l'invito, per questa occasione, e sono grato a Mario Caravale per aver letto con piacere e con interesse queste sue pagine. Mario è un vecchio amico, non sto a dire da quanti decenni, ma insomma abbiamo trascorso un lungo tratto di vita assieme. Il suo libro ci offre un'analisi delle dottrine italiane sulla disciplina dei diritti politici, dagli ultimi decenni dell'Ottocento fino agli anni 40 del secolo scorso. Io mi soffermerò in particolare sul passaggio dal liberalismo al fascismo. L'indagine proposta da Caravale mostra elementi di continuità nella cultura giuridica e suggerisce ipotesi che alcuni nuclei ideali del fascismo nascano parecchio tempo prima. Segmenti teorici affiorano alla fine dell'Ottocento. I tratti essenziali dell'impianto antidemocratico ed antirazionalistico che sarà proprio della cultura fascista vengono avanti, si delineano con nettezza già a metà degli anni 10 del Novecento. Il filo conduttore è il rapporto fra libertà e Stato nazionale, rapporto controverso poiché la libertà dei moderni porta con sé la separazione netta dell'individuo dalla compagine politica e contemporaneamente richiede un'organizzazione, un assetto dello Stato che sia tale da assicurare non solo l'indipendenza ma la partecipazione dei singoli e che abbia in sostanza una funzione di garanzia dei loro diritti. Vi è una proiezione necessaria della libertà sul terreno della politica. Caravale cita nelle prime pagine un passo di Constant, da cui traspare la consapevolezza di una precarietà della libertà naturale, individuale. Questa, pur rivendicata e stabilita nelle carte dei diritti, era minacciata dal pericolo, così scrive Constant, che assorbiti nel godimento dell'indipendenza privata e nel perseguimento dei nostri interessi particolari, rinunciamo con troppa facilità al nostro diritto di partecipazione al potere politico. Ciò comporta un indebolimento delle garanzie. Io colgo nelle parole di questo teorico del liberalismo classico che Mario cita proprio all'inizio del libro, una potenziale divaricazione tra libertà economica e diritti politici, tra la dinamica competitiva, divisiva degli interessi particolari, di cui Constant parla, e la formazione di uno Stato che nella rappresentanza e nella Costituzione come sbarramento contro gli arbitri trovi gli strumenti per garantire i diritti. Lo Stato, annota Caravale, è in questa concezione indispensabile alla libertà. Per garantirla, per tutelare i diritti, esso viene pensato come ordine giuridico. Stato, istituzioni, leggi è la concettualizzazione propria nel 48 italiano di Carlo Boncompagni di Mombello, teorico della monarchia rappresentativa. Un tratto saliente della vicenda italiana che il libro esamina è il passaggio da una dottrina liberale, l'esempio di Boncompagni di Mombello è emblematico, una dottrina liberale che riflette i modelli francesi ad una teoria dei rapporti tra politica e diritto nella quale invece si avverte l'influenza del pensiero giuridico tedesco. Caravale mette in luce un punto di svolta nella scienza tedesca. È il libro di Heinrich Arendt, Enciclopedia giuridica, pubblicato a Graz nel 1855 e tradotto subito in Italia in due volumi
nel 1856 e nel 1857. Il giurista francese, il giurista tedesco, scusate, costruisce una teoria compiuta dello Stato di diritto, Rex Stat, muovendo dallo schema kantiano, ma superandolo, andando oltre una visione puramente giuridica delle garanzie e dei limiti in forza dei quali le libertà coesistono, per assegnare allo Stato una funzione ed un carattere etico di cui il diritto costituisce il mezzo. Bisogna andare al di là, indicare dei fini, un orizzonte che supera la nozione di Rex Stat, la include, la comprende in sé. L'influsso esercitato da questa visione sulle dottrine italiane non è immediato. Come in altri settori degli studi giuridici, fino agli anni 70 dominano gli insegnamenti che vengono dalla Francia. Poi lo scenario cambia. Si consolida la conoscenza della letteratura tedesca. È uniforme questo movimento perché riguarda una serie di discipline diverse, dallo studio del diritto civile, allo studio del diritto romano, allo studio del diritto pubblico. Con il saggio di Raffaele Mariano, L'individuo e lo Stato nel rapporto economico e sociale, del 1876, si apre una polemica contro le dottrine liberali della tradizione francese. Contro la tendenza, così scrive, astrattamente individualistica, insomma gli individui come atomi, e la degradazione dello Stato ad una specie di istituto di assicurazione. Siamo nel 1876, queste parole rivelano punti di vista, un fastidio verso l'individualismo, questo atomismo dei singoli divisi che non si uniscono, che non trascendono nella convivenza organizzata e il proprio interesse particolare. E questo è un tema che noi ritroveremo più avanti nel pensiero autoritario di fine secolo e dei primi del Novecento. È qui che cominciano gli elementi di continuità di cui vi ho parlato. Qui possiamo individuare germi di quella ampia e variegata costellazione culturale che sarà appunto la cultura del fascismo. Spunti dello stesso genere, l'eticità dello Stato, la funzione etica dello Stato, erano già qualche anno prima in Filomusi Guelfi. L'urto con il liberalismo francese è come una scossa. Negli anni 80 e 90, nel libro è segnalato puntualmente, si intenderà lo Stato di diritto quale fonte esclusiva dei diritti e quindi della stessa libertà intesa giuridicamente. Lo Stato, fonte esclusiva. In questo quadro irrompe la teoria di derivazione tedesca dei diritti pubblici soggettivi. Nella ricostruzione degli studi italiani che si rifanno a Jelinek e a Gerber, con tutte le varianti teoriche che ne derivano, Caravale mette a fuoco la progressiva statalizzazione dei diritti individuali. A parte lo status negativo degli individui, insieme di facoltà a cui lo Stato è indifferente, vi sono, nota ieri, i benefici della cittadinanza, i diritti di partecipazione all'esercizio dei poteri pubblici e la tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Se il diritto soggettivo privato è, secondo Winscheid, Willensmacht, potere della volontà, una sorta di potere originario dell'individuo, nel diritto soggettivo pubblico l'unica volontà, quindi l'unico potere, è dello Stato. La potestà del volere occupa la zona, la potestà del volere individuale occupa la zona franca dell'economia. Tutto il resto è autorità pubblica. Lo Stato di diritto si autolimita, scrive alle soglie del nuovo secolo Vittorio Emanuele Orlando. O forse si può dire meglio, lo Stato è Stato di diritto in quanto si autolimita. Nei primi due decenni del Novecento si assiste a due tendenze contrastanti. Prima, con Giorgio Del Vecchio e Federico Cammeo, vi è una tendenza a riproporre schemi del liberalismo classico e forse si può vedere in questo un riflesso del giurittismo. Poi, a cavallo della Prima Guerra Mondiale, si viene affermando una torsione
in senso autoritario della categoria Stato di diritto. Ecco un punto della continuità di cui vi parlavo. Si ripropongono, con un'elaborazione più compiuta e un seguito più vasto, le teorie circa la natura e la funzione etica dello Stato. Quei cenni che erano filomusico del film sono qui molto sviluppati. I fini della politica sono sovraindividuali e tali da assorbire pienamente l'agire dei singoli. Le regole sono la struttura dell'assoggettamento. Lo Stato di diritto è parte e strumento dello Stato etico. Ricordo in proposito i libri di Adolfo Ravà, Il diritto come norma tecnica del 1911 e Lo Stato come organismo etico del 1915. Organizzazione, scrive Ravà, con cui un popolo agisce per il compimento della sua missione nel mondo. Si avverte l'incidenza è forte delle idee nazionalistiche che in questo periodo si vengono affermando. Sono le idee che accompagnano e rafforzano la reazione anti-giolittiana da cui nascerà il movimento dell'interventismo. Ed ancora altri testi vanno nella stessa direzione, su cui Caravale si sofferma analiticamente: Il diritto e l'autorità di Sergio Panunzio del 1912, Il fine dello Stato di Alessandro Bonucci del 1915, Il diritto e il suo processo ideale di Giuseppe Maggiore del 1916. Con Maggiore noi abbiamo a che fare con un filosofo del diritto che si dichiara hegeliano e che in verità è un seguace della versione attualistica del neoidealismo. Un seguace mediocre nel complesso, però una certa influenza ce l'ha sulla cultura giuridica del tempo. I nuclei teorici sono la risoluzione del potere statuale nella coazione, l'idea che l'individuo trovi, scrive Bonucci, la sua piena realizzazione quando la sua volontà particolare si conforma spontaneamente alla volontà dello Stato. Comandamenti, sanzioni dello Stato sono, e ancora Bonucci, limitazioni che lo spirito non può nemmeno sentire come tali. Esse assecondano il moto più intimo di lui, il moto più intimo dello spirito, il moto più intimo dello spirito individuale, è assecondato da queste limitazioni. Qui si affaccia un tema che è quello della identificazione fra individuo e Stato, della risoluzione dell'individuo nell'organizzazione statuale. Propongo di aggiungere alle letture indicate da Caravale, con riferimento a questi anni, siamo a metà degli anni 10 del Novecento, i fondamenti di filosofia del diritto di Giovanni Gentile. Anche qui si afferma l'intimità di ogni autorità e di ogni legge. La coazione non è esterna, la coazione corrisponde alla vocazione profonda dell'individuo. L'individuo si realizza soltanto nello Stato, si realizza soltanto obbedendo alla coazione. La teoria di Gentile è una teoria dell'obbedienza ed è esattamente quello che serve alla formazione di una cultura funzionale a un regime autoritario. Con due leggi del 1915, una del 21 marzo e l'altra del 22 maggio, si legittima il governo ad un'ampia attività normativa, senza vincoli di delega. Nasce la legislazione di guerra, con una dilatazione senza precedenti del potere esecutivo. Mentre si compie l'inutile strage europea che va sotto il nome di Prima Guerra Mondiale, la visione organicistica dello Stato, sostenuta dai nazionalisti e interventisti, sempre di più subordina il diritto alla eticità che si ritiene propria dello Stato, ai suoi fini, alla missione nazionale di cui lo Stato è chiamato ad essere protagonista. La cultura giuridica del fascismo nasce da questo intreccio. Da un lato la fusione teorica tra individuo e Stato, lo scriverà nel 1921 Sergio Panunzio, oltre il diritto d'etica, oltre la coesistenza, la compenetrazione, l'organizzazione, il sistema, l'unità degli spiriti. Rispetto a questa fusione teorica tra individuo e Stato, le regole giuridiche
appaiono transeunti e subalterne. Dall'altro lato vi è il controllo della produzione, si vuole, si teorizza, si annuncia, il controllo della produzione e l'assoggettamento delle classi popolari attraverso le corporazioni, non sindacati liberi, ma organi della compagine statuale. Questo assoggettamento delle classi popolari attraverso la corporazione è già teorizzato da Alfredo Rocco nel 1919. Dalla collaborazione necessaria tra le classi giunge all'idea di una struttura dello Stato che garantisca il massimo della coesione tra le componenti della società e collaborazione necessaria tra le classi. Di questa già la legislazione di guerra forniva qualche anticipazione, con la creazione di una serie di organi burocratici che potessero esprimere e mettere insieme gli interessi di categorie diverse. Si fa avanti questa nozione, guai a parlare di classe dentro questa cultura, si fa avanti questa nozione di categoria, dell'armonia tra le categorie. Su queste basi si costruisce tra gli anni 20 e 30, dopo il colpo di Stato, dopo l'omicidio di Giacomo Matteotti e le leggi liberticide, l'ideologia del totalitarismo. L'8 marzo 1925, mentre si sta svelando e realizzando nelle sue forme giuridiche che calpestano lo statuto la dittatura a viso aperto, questa è un'espressione di Acquarone che è passata ed è di uso comune nella storiografia, la dittatura a viso aperto dopo il 1925. Giovanni Gentile in una conferenza a Firenze definisce ed esalta la libertà nel fascismo come integrazione dell'individuo. Noi pensiamo che lo Stato sia la stessa personalità dell'individuo. Ricordate il tema che già abbiamo visto a fine Ottocento, naturalmente qui diventa ipertrofico, viene molto sviluppato. Lo Stato è la stessa personalità dell'individuo, il quale si spoglia degli interessi particolari e vuole, ma che cosa vuole? Vuole come volontà generale, così dice Gentile. La libertà si converte in obbedienza. È un gioco teorico, ma molto serio in verità, poiché si sta parlando della dittatura. Ma è anche una ripresa di motivi già presenti entro i ceti intellettuali nel tardo liberalismo italiano, nell'antigiolittismo, nell'ostilità radicale verso il movimento operaio. Sono motivi ideali e teorici che emergono in modo travolgente con la violenza della guerra, con il primato del potere esecutivo ed infine, io credo, anche con una visione dell'autorità che è di tipo oppositivo, che sarà molto presente nella cultura del fascismo. Io l'ho vista molto pronunciata nel pensiero, nel lavoro teorico di Emilio Betti. L'autorità deve contrastare il disordine. È quello che Salvatore Lupo ha chiamato nella sua storia del fascismo la fobia dei conflitti, la fobia nei confronti dei conflitti, l'orrore del disordine. L'autorità deve contrastare il disordine. È qui la sua etica. Mussolini il 28 ottobre del 1925 dice, formula che poi sarà ripresa, tutto nello Stato, nulla fuori dello Stato, nulla contro lo Stato. Ho già accennato alla categoria del totalitarismo, il termine applicato all'Italia non descrive un assetto statuale, ma una ideologia. Una sola libertà rimane, la libertà economica. Si fissano obiettivi e vincoli per massimizzare la produttività in nome della potenza nazionale, ma la libertà di impresa e la proprietà sono tutelate e garantite. E lo Stato di diritto? Questa nozione resta ferma come categoria normale del discorso giuridico. Sul punto Caravale esamina vari contributi ideologici. È facile spiegare la lunga vita della categoria ottocentesca di Stato di diritto all'ombra del regime. Perché se la sopraffazione si realizza con le leggi, anch'essa può essere considerata parte del Rechtsstaat. Secondo Bottai il fascismo è Stato di diritto perché non ammette soggetti e rapporti non regolati dal suo diritto. E Bottai sarà il primo che come Ministro dell'Educazione Nazionale fisserà in disposizioni legislative sull'accesso alle scuole e alle università la soppressione dei diritti degli ebrei. E Caravale richiama questa impostazione di Bottai
sullo stato del fascismo come stato di diritto. Gli usi fascisti del concetto di stato di diritto si comprendono storicamente tenendo presenti da un lato la debolezza dello statuto, l'uso eversivo delle leggi in un assetto istituzionale senza libertà politica e senza un Parlamento libero. Ma gioca anche un ruolo rilevante dall'altro lato, che non dobbiamo dimenticare, con lo spirito di adattamento, per non dire di conformismo, dei ceti intellettuali e della cultura giuridica, che accetta con ampio consenso, bisogna dire, non c'è soltanto il piegarsi all'autorità, accetta con ampio consenso il nuovo regime. Lo spirito di adattamento della cultura giuridica porta a scrivere nella relazione che accompagna il Codice Civile del 1942, a proposito dell'articolo 1 sulla capacità giuridica, è sembrato conveniente, in armonia con le direttive razziali del regime, porre nel terzo comma dell'articolo 1 una disposizione con la quale si fa rinvio alle leggi speciali per quanto concerne le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze. Beh, siamo nell'ambito dello Stato di diritto, secondo i canoni che in quegli anni erano ampiamente condivisi. Mi piace ricordare le pagine finali del libro di Caravale, la cesura che interviene con la Costituzione Repubblicana. Mario cita uno scritto del 1947 di Pietro Virga e a partire da quella cesura che si è cominciata a ricostruire un'idea dello Stato di diritto non subalterna l'autoritarismo che veniva dalla fine dell'Ottocento e che poi si era dispiegato nella cultura del fascismo. In quegli anni, alla fine degli anni 40, cambia il quadro. Non sarà facile e non cambierà subito. Si sono dovuti aspettare anni, la nostra generazione ha vissuto il disgelo costituzionale, l'urto contro le forze sociali dominanti che impedivano, bloccavano l'applicazione della Costituzione Repubblicana. E consentitemi di dire, ormai agli anziani professori si consente di dire un po' di più, diciamo, consentitemi di dire che felicemente qualche mese fa la Costituzione Repubblicana è stata confermata con largo suffragio popolare. Grazie.